Abbiamo un leggero ritardo sui tempi di marcia, c'è un ritardo soprattutto dell'assessore regionale all'urbanistica Taglialatela, in attesa del suo arrivo, sarà qui a minuti e diamo inizio a questa iniziativa appunto dei costruttori che puntano ad approfondire le tematiche relative al piano casa, una opportunità offerta dal governo per rilanciare l'economia, soprattutto il settore dell'edilizia e delle costruzioni, una occasione però che è rimasta ancora sulla carta per una serie di vincoli imposti soprattutto dagli enti locali. La presenza qui dell'assessore regionale chiaramente ci consentirà di chiarire quelli che sono i dubbi, gli ostacoli che ancora impediscono al piano casa di essere operativo nel senso vero della parola, oppure se possiamo dire per quello che sono le speranze, le attese del settore delle costruzioni e dell'economia in genere nella nostra provincia. Il tema del confronto è significativo, opportunità e criticità rispetto al piano casa. Già in questo tema ci sono tutti gli interrogativi che chiaramente caratterizzeranno questo nostro convegno di oggi. Una brevissima premessa per dire che ci sono già numerosi interventi da parte di tecnici che sono presenti qui tra il pubblico, per motivi di tempo non sarà possibile aprire un confronto con voi perché chiaramente l'assessore ha dei tempi contingentati e quindi i vostri interrogativi, le vostre domande saranno veicolate attraverso gli ordini professionali che avranno un canale diretto con l'assessorato regionale all'urbanistica. Del resto il programma è davvero molto fitto, iniziamo con una serie di saluti e di interventi. Cominciamo con il presidente dell'Associazione dei Costruttori, il geometra D'Agostino, che chiaramente ci farà capire anche perché finora il piano casa, soprattutto per i costruttori, è stata un'occasione mancata. Prego. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. L'appuntamento di questo pomeriggio nasce dalla pubblicazione sul blog del nuovo piano casa Regione Campania e dalla necessità di fare chiarezza sulla norma per poterla applicare sul nostro territorio. Prima di iniziare con il mio breve saluto, ringrazio per la collaborazione gli amici, ingegneri, architetti e geometri, che come sempre con i quali abbiamo condiviso, come sempre, un documento di analisi e di proposte che l'architetto Fraternario illustrerà più avanti. E saluto tutte le istituzioni presenti, le autorità, i colleghi tecnici e che hanno accolto il nostro invito. L'attuale situazione del Paese e del Meridione in particolare e dell'Irpinia è caratterizzata da una forte instabilità economica, politica e sociale. Partendo da queste riflessioni, intendo focalizzare l'attenzione sulla necessità di capire con estrema urgenza e con estrema chiarezza lo strumento del piano casa. L'ampio comparto edile che va dalla progettazione all'esecuzione delle opere pubbliche e private resta un traino fondamentale per la nostra economia e su di noi attori di uno spiegato processo di rilancio ricade l'onere di un approccio programmatico alla norma. Il piano casa, che sin dalla sua prima stesura immaginavamo potesse risolvere una grande quantità di problemi, ma fino ad oggi ha prodotto scarsissimi risultati e pochi sono gli obiettivi raggiunti. Oggi vogliamo avere un approccio positivo alla norma, e cioè intendiamo valutare praticamente per riuscire ad individuare le opportunità ed eventuali criticità da affrontare con rigore e determinazione. La nostra analisi non è di tipo politico-teorico, ma è un esame tecnico dal quale speriamo di trarre poche ma chiare regole che consentono agli operatori di poter veramente cominciare ad applicarla sul nostro territorio. Tra gli obiettivi principali che con la legge si vogliono perseguire vi sono la riqualificazione urbana e il rilancio economico. Bisogna reagire all'immobilismo proponendo una nuova visione del costruire, eccellere in termini di qualità, etica ed efficienza. Per fare ciò occorre prima di ogni altra cosa un processo decisionale, chiaro ed efficiente. Occorrono poche norme di facile applicazione, altrimenti il meccanismo non funziona.
Dobbiamo maturare la convinzione che gli edifici obsoleti e quelli non rispondenti alle norme sismiche vanno sostituiti. Ormai i piccoli interventi di manutenzione non possono risolvere le inadeguate strutture strutturali, dettate dal passare del tempo, e se non ci sono ragioni storiche che lo impediscono, dobbiamo realizzare al posto di edifici non sicuri e fatiscenti dei nuovi quartieri ecologici antisismici, realizzati con le più moderne tecnologie. Occorrono strumenti normativi adeguati, ma anche cultura della qualità del costruire. L'insegnamento a scuola del linguaggio dell'architettura e del valore dell'ambiente per formare una nuova educazione civica indispensabile per il progresso della nostra società. La qualità, non ci stanchiamo di ripeterlo, è strettamente connessa alla sostenibilità ambientale e non si può prescindere da un rapporto virtuoso con il territorio e le sue risorse. Concludendo, riteniamo che il territorio va riqualificato, l'edificato va sostituito e messo in sicurezza. Con questo voglio affermare che il futuro della nostra economia e delle nostre città non consiste nell'utilizzare nuovo territorio, ma nel riqualificare l'edificato esistente per restituire alla nostra città decoro e qualità. Gli obiettivi da perseguire con caparbietà e decisione per noi stessi e per i nostri figli sono la difesa dell'ambiente, la riqualificazione della città, la realizzazione di nuove aree pubbliche per il bene dei cittadini. Lo spirito con cui oggi affrontiamo il nuovo piano casa poggia su tre cardini imprescindibili: chiarezza delle norme, efficienza delle istituzioni, qualità e professionalità degli operatori del comparto edile. Insomma, ad ognuno il compito di fare il proprio mestiere. Grazie. Grazie al Presidente D'Agostino, che ha subito toccato temi importanti che saranno al centro di questo dibattito di stasera, e se vogliamo anche smentito l'etichetta che vuole praticamente i costruttori puntare soprattutto alla speculazione. Invece il Presidente si è soffermato in maniera particolare sulla riqualificazione urbana, un tema su cui anche il Comune di Avellino credo che è impegnato in maniera molto intensa. Salutiamo anche l'assessore Martino, che stasera è presente a questo dibattito. Abbiamo il presidente della provincia, Cosimo Sibilia, nella doppia veste di presidente della provincia e di parlamentare, di senatore del PDL. È stato protagonista in Parlamento per quanto riguarda il piano casa, naturalmente, e ora in provincia guida il governo locale e ci può dare questa duplice visione del problema, anche perché poi viene da una famiglia di costruttori piuttosto importante. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie ad Angelo D'Agostino per aver organizzato questa manifestazione. Io ho colto due aspetti importanti nelle parole che Angelo pronunciava prima, e cioè la prima è quella della chiarezza, e quindi per quanto ci riguarda noi aspettiamo Taglia la Teta e coloro i quali interverranno per capire bene come sta effettivamente questa nuova normativa. E la seconda, in una provincia dove c'è una disoccupazione che tocca il 20%, vedo gli amici dei sindacati presenti, noi abbiamo la necessità che nel più breve tempo possibile possa partire questa nuova normativa e che possa dare lavoro a tanta gente. Dico questo perché credo che sia necessario, al di là delle questioni che riguardano noi oggi discutiamo di questioni importanti, ma questioni che riguardano, diciamo, l'edilizia o l'industria, noi abbiamo necessità che in provincia di Avellino si arrivi a quella occupazione che purtroppo da parecchio tempo noi non abbiamo più. Noi abbiamo 80.000 disoccupati in provincia di Avellino, abbiamo la crisi del mattone, abbiamo purtroppo una difficoltà che viene da anni. Ovviamente, e ritorno a quello che dicevo prima, nella chiarezza delle normative. E quindi un plauso va dato a Taglia la Teta, mi dispiace che non sia ancora presente, io più volte mi sono sentito, ci siamo incontrati, abbiamo discusso di questa norma e aspettiamo che egli dia, per quanto riguarda la Regione Campania, la possibilità di partire effettivamente per dare un contributo effettivo, chiaro, netto, concreto a quella che è una richiesta che viene da più parti. Quando si ferma il mattone in questa città, in questa provincia, ma direi nell'intero paese, si ferma l'economia.
Ecco perché noi abbiamo la necessità di ripartire con slancio, con forza, con incisività. Abbiamo questa opportunità, vedo presenti il Presidente dell'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, il Soprintendente, e vedo tanti tra i presenti che sono costruttori, professionisti, tutti quanti sentono, come sentiamo noi, la necessità che si faccia presto. Io credo che organizzare un convegno del genere stia a significare proprio questo, sensibilizzare a quello che sarà la nuova normativa, tutti quelli che saranno gli attori protagonisti. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente Zuria, chiaramente aspettiamo l'assessore Tagliatella per avere gli opportuni chiarimenti, le risposte ai tanti interrogativi che vengono posti in queste ore sul piano casa. Il sindaco di Avellino Giuseppe Carasso fanno discutere in città i limiti imposti al piano, si chiede una nuova perimetrazione di questi vincoli e Avellino, mi pare, come ha sostenuto nei giorni scorsi l'assessore Martino, ragiona soprattutto in termini di area vasta, quindi la discussione è ancora tutta aperta. Prego sindaco. Grazie Merino, grazie a voi, ringrazio l'assessore Tagliatella, anche se non è ancora arrivato, gli amici che sono al tavolo. L'argomento è di estrema attualità, Merino ha fatto riferimento a quello che noi approvammo in Consiglio Comunale, voglio anche, non come giustificazione, ricordare che noi arrivavamo quasi in estremis all'approvazione al 59° giorno, non avendo nemmeno una normativa chiara su tutto e avendo difficoltà anche a fare delle scelte, perché fare le scelte su un ambito cittadino è un po' diverso che farle su un ambito di una piccola realtà come un paese. E sicuramente la perimetrazione va rivista, anche nell'ottica di dare una maggiore stabilità, oltre che per muovere l'economia, come diceva Cosimo, quanto soprattutto per dare un significato vero, le finalità del piano casa sono quelle non di ampliare tanto le superfici e creare nuove costruzioni, quanto di favorire la sostituzione di case fatiscenti che comunque sono obsolete oltre che incidenti in un'area a grossa valenza sismica. Pensate che noi come amministrazione abbiamo fatto qualche anno fa il monitoraggio di tutte le abitazioni cittadine fino alla soglia degli anni 80, quando secondo la norma dagli anni 80 in poi le case dovrebbero avere come la validità antisismica perché le progettazioni devono rispettare le norme antisismiche, ma fare uno screening senza poi poter essere conseguenziali significa solamente valutare lo stato di fatto ma non mettere in campo nessuna prevenzione, quindi la disponibilità c'è tutta, ma abbiamo bisogno dei tre fattori che diceva D'Agostino, cioè sicuramente le istituzioni devono fare la loro parte, i costruttori la loro, ma abbiamo una tradizione in questo settore di che ci dà ampie garanzie, ma soprattutto abbiamo bisogno di una normativa che ci eviti la preoccupazione con la massima trasparenza di non sfociare nel favoritismo, nella speculazione e nella illegalità, ma soprattutto nel salvaguardare gli interessi dei cittadini, anche perché considerate che il piano casa deve tener conto anche delle disponibilità economiche di quanti vogliono accedere a questa normativa, che possono trovarsi nelle difficoltà economiche di poter realizzare quanto è previsto, quanto sia previsto. Quindi credo che questo convegno sia importantissimo, noi domani avremo un ulteriore prosieguo nell'ambito dell'amministrazione per valutare bene il piano casa, ci arriveremo più preparati in Consiglio Comunale, mettendo da parte le logiche partitiche, ma facendo uno screening attento di quello che è la situazione dell'ambito cittadino. Non dimentichiamo che la città è stata per larga parte oggetto di ricostruzione e quindi una buona parte ha una ricostruzione antisismica, probabilmente dovremmo incidere a ridosso del centro urbano perché sono le case più vecchie, più antiche, più fatiscenti o meno sicure, e anche perché dobbiamo considerare che è inimmaginabile una città come la nostra che possa aver realizzato tante opere di interesse comune e poi avere case insicure o comunque obsolete al centro della città. Quindi la valutazione la faremo tutti insieme, abbiamo bisogno degli ordini e soprattutto abbiamo bisogno di immediatezza, di finanziamenti o comunque di possibilità di tempi più lunghi. Io non voglio andare a ricordare male, ma mi pare che i tempi di realizzazione, secondo la prima normativa, erano molto contenuti, e mi pare 18-20 mesi o qualche cosa del genere, il che significa probabilmente non avere nemmeno il tempo di sgomberare i palazzi e dare allocazione a chi ci sta dentro e poi ricostruire. Io credo che ci sia anche la possibilità nella norma di dare margini più soddisfacenti, più tranquillizzanti per far seguire un'operazione. Credo, e chiudo, che costruire un palazzo ex novo in un'area libera comporti un certo periodo di tempo. Sgomberare
abbattere, rifare, riposizionare significa quantomeno avere il doppio del tempo a disposizione, quindi non facciamo normativa che dia sulla carta tante disponibilità e poi nella fase di realizzazione si creano tante difficoltà che devono essere già messe in preventivo a priori. Grazie. Allora, grazie al sindaco Galasso per questo intervento. Entriamo nel cuore del nostro dibattito. Ci saranno 4 relazioni di carattere tecnico, avremo gli architetti, la sovrintendenza, l'ANCI e gli ACP, quindi insomma entreremo davvero nel cuore del problema ed iniziamo con l'architetto Fulvio Fraternali, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, per capire ancora cosa può rappresentare il piano casa e soprattutto quali sono i nodi da sciogliere secondo i tecnici di questa provincia. Un saluto a tutti i partecipanti e prima di introdurre le considerazioni che mi appresto a fare voglio specificare che quanto andrò a dire sono degli aspetti concordati sia con gli ingegneri, con i geometri e con i costruttori, con l'associazione costruttori, quindi c'è una convergenza di vedute per quanto riguarda le problematiche che il piano casa mette sul tappeto. Fatta questa premessa, doverosa premessa, allora guardiamo la nostra realtà istina in generale. Noi sappiamo tutti che nel nostro territorio, ormai possiamo dire da sempre, l'edilizia ha rappresentato il volano reale, concreto dell'economia. Abbiamo avuto un periodo di, diciamo, tra virgolette, di vacche grasse, che è stato quello post-terremoto, che di fatto ha dato lavoro e, diciamo, benessere a tante persone, a tutti, diciamo, sotto certi aspetti. Naturalmente oggi questo trend si è fermato e si è fermata anche l'economia. L'economia si è fermata per due motivi. Uno, perché naturalmente anche in una crisi globale i finanziamenti pubblici sono venuti a mancare e pertanto il volano dell'edilizia in generale detta pubblica non c'è più quasi, e da un'altra parte naturalmente si è bloccata anche l'edilizia privata, si è bloccata anche, molto si dice, diceva il sindaco, perché gli edifici sono stati ricostruiti. Io dico, è vero che tanti edifici sono stati ricostruiti, però è altrettanto vero che la percentuale degli edifici a rischio sismico, cioè antecedenti all'80 per capirci, è ancora enorme. Siamo oltre il 50% e questo fa comprendere la duplice valenza di poter intervenire su questi aspetti. Allora, adesso veniamo più in dettaglio al piano casa. Ora, la sala è piena. Qualsiasi convegno si fa sul piano casa vede una partecipazione grandissima di tecnici, di operatori, di amministratori. Allora, ciò significa che il tema riveste particolare importanza e interesse. E allora, diciamo, giustamente la Regione ha promulgato prima una legge, appunto la prima legge, così chiamiamola così, tra virgolette, del piano casa, che aveva come dicitura misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. Ora, questo aspetto, diciamo, ha generato in tutti una serie di aspettative tali da immaginare che si potesse immediatamente riprendere un'attività, si potesse creare delle possibilità di lavoro, come si è detto prima, diciamo in maniera quasi per tutti, perché l'edilizia muoveva un poco tutto l'apparato economico in più. Però di fatto la legge, il primo testo licenziato, è stato un flop. Se andiamo a vedere,
non è che ci siano state grandi interventi o grandi possibilità. La nuova amministrazione regionale ha ritenuto di riintervenire su questa legge e naturalmente ha ritenuto di non modificare addirittura il tempo, modifiche alle misure urgenti per il rilancio dell'edilizia e dell'economia nel nostro territorio. E ha aggiunto anche, e questo forse si è reso conto di un aspetto, modifica anche alla legge regionale numero 16 del dicembre del 2004, quella urbanistica, perché ci si è accorto che alcuni aspetti del piano casa andavano a stridere con la legge urbanistica vigente. Però, diciamo, il nuovo testo licenziato dalla Regione, accanto a felici intuizioni migliorative, di fatto presenta con sfumature diverse gli stessi problemi che presentava la prima legge. Allora, che cosa fare? Certo, si può dire, si può modificare, si può cambiare tutto. Allora, noi architetti, ingegneri, geometri e costruttori ci siamo riuniti e abbiamo un poco esaminato la legge nei suoi dettagli ed è venuto fuori una cosa che crediamo importante. La prima è quella che ci sono alcuni aspetti della legge che andrebbero, diciamo, modificati. E a tale scopo noi vogliamo, diciamo, ci mettiamo a disposizione dell'assessore, o meglio della struttura tecnica regionale che fa capo l'assessore, per poter, diciamo, collaborare a migliorare la legge. Però ci rendiamo conto che questo aspetto richiede dei tempi piuttosto lunghi, non è che una modifica legislativa, e gli amministratori che sono presenti in sala si rendono conto, avviene in tempi brevi. E allora che cosa fare? Far diventare di nuovo questa legge un flop? Penso di no, che nessuno di noi vuole questa aspirazione. Ha questa aspirazione, vuole questa cosa. Allora abbiamo pensato, quindi il mio intervento è focalizzato su questo, poiché alcune delle deficienze della legge sono proprio sull'interpretazione del testo, che dà adito a varie sfaccettature e varie interpretazioni, di poter dare dei suggerimenti all'assessore Pagliaratela, tant'è vero che abbiamo predisposto un documento che consegneremo appena l'assessore verrà, in cui praticamente noi andiamo a focalizzare gli aspetti che riteniamo dal punto di vista proprio lessicale, sotto certi aspetti, sono poco chiari. Io credo che la cosa, anche se mi sono giunte voci non proprio felici da questo punto di vista, in fin dei conti un legislatore, nel momento in cui ha fatto una legge, credo che nella sua mente fosse chiaro il significato degli articolati che poi possono essere stati scritti in un modo più felice o meno felice. E quindi questi aspetti potrebbero, a nostro avviso, essere chiariti tramite una circolare e quindi dare avvio in maniera molto più leggera al piano casa, quindi al rilancio di questa attività edilizia e, diciamo, dell'economia in generale. D'altronde noi, come ingegneri, architetti e geometri, di questo aspetto ci siamo resi talmente conto dell'importanza di questi aspetti che abbiamo deciso di costituire una commissione di studio allargata ad esperti dal punto di vista giuridico-amministrativo per poter dare noi una prima e secondo noi corretta interpretazione di alcuni aspetti legislativi. Ci aspettiamo naturalmente che la stessa cosa possa avvenire nelle amministrazioni, in modo che questo confronto diretto possa consentire una soluzione facile dei vari problemi. Naturalmente, che cosa abbiamo detto? Siccome noi siamo intervenuti un poco su tutto l'articolato della legge, vorrei leggere le cose, perché altrimenti parlare a braccio sicuramente potrei creare confusione ed omettere delle cose. E allora partiamo. La legge, articolo 2, le definizioni.
comma 1 lettera C, il testo cita: la prevalenza dell'uso residenziale fuori dell'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del 70% dell'utilizzo dell'intero edificio. Allora, per esempio, la percentuale indicata è riferita alla volumetria dell'intero edificio, ovvero alle superfici utilizzate alla data della domanda. Anche il banco chiarisce cosa si intende per utilizzo. Stiamo parlando di aspetti proprio lessicali sotto certi aspetti, però sono fondamentali per consentire a noi progettisti e ai costruttori naturalmente di realizzare un'opera che sia conforme alla legge, ma nello stesso tempo vada nella direzione che la legge si auspica di realizzare. La legge ha dei grandi obiettivi, naturalmente quello di rendere antisismico il nostro patrimonio edilizio, non solo, ma quello di migliorarlo dal punto di vista energetico. Oggi lo spreco che si ha da questo punto di vista è enorme negli edifici, quindi consente una riqualificazione dei singoli edifici, e se noi andiamo a vedere gli articolati uccisivi dell'intero, diciamo, vivere insieme, riproponendo e rimettendo di nuovo, e questo è quello che noi vorremmo, l'individuo al centro di questo processo. Poi andiamo avanti, sempre nell'articolo 2, comma 1, lettera E, per volumetria già edificata, parla il testo. Cosa intendiamo? Un manifatto già completato, ma senza agibilità, o il cui plano volumetrico assentito è stato completato solo nelle parti strutturali e nelle bagnature esterne? E questo è uno dei termini che sono specificati nella legge. Per volumetria in corso di edificazione, cosa si intende? Un manufatto in parte edificato rispetto al progetto assentito, o ultimato ma privo di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente. Queste cose nella legge potrebbero essere tutte possibili e tutte non possibili, perché non c'è una dicitura chiara. Quindi, a secondo il dirigente di un'amministrazione può avere un'interpretazione in un senso più restrittivo o meno restrittiva, ma io credo, ecco perché dico, bisognerebbe andare allo spirito della legge, qual è l'obiettivo che la legge vuole raggiungere, e perciò dico, il legislatore queste cose ce le potrebbe dire in maniera inequivocabile, perché il legislatore sa che cosa voleva fare nel momento in cui ha fatto un determinato. Poi, diciamo, andiamo avanti, poiché sempre nel testo di legge viene indicato il termine edificabile e non edificatorio, ai sensi della normativa vigente sembrerebbe trattarsi di una volumetria già sentita da un provvedimento amministrativo, ma i cui lavori non sono ancora iniziati. La dicitura, ai sensi della normativa vigente, rende accettabile anche l'interpretazione che possa riferirsi alla volumetria massima insediabile secondo la normativa vigente, e quindi il piano casa potrebbe applicarsi anche in tutto o in parte agli edifici ancora da realizzare. Voi immaginate un edificio che io devo realizzare, posso realizzarlo quindi incrementandolo delle quote che noi abbiamo o no? Questo non è specificato. Il termine edificatore, edificabile, giuridicamente hanno un significato diverso, e questo credo che viene, diciamo, la struttura tecnica che parlava l'assessore dovrebbe poterla chiarire chiaramente. Poi la percentuale di ampliamento e o quella di maggiorazione, in caso di demolizione e ricostruzione, potrebbe applicarsi non alla volumetria già realizzata al momento della presentazione dell'istanza, ma alla volumetria massima realizzabile in caso di non saturazione dell'indice di rischio. Cioè, vi rendete conto che questi ambiti rendono, chiamiamo così, una forchetta talmente ampia di possibilità di realizzare. Voi immaginate che sullo stesso edificio io è come applicassi due volte la maggiorazione. Vi rendete conto che la cosa, per quanto ci siano varie limitazioni e paletti, potrebbe in parte stravolgere ed essere poco controllabile. Poi passiamo all'articolo 2 bis, disciplina per le zone sottoposte al vincolo paesaggistico. L'articolo 2 bis indica con precisione i riferimenti normativi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che è soggetta all'attività edificatoria nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico per gli interventi di cui alla presente legge. Però non è altrettanto chiaro invece se l'incremento volumetrico di cui all'articolo 4 e 5 che tratteremo dopo, cioè quello in cui si parla
di ampliamento intorno al 20% della volumetria preesistente, quando si parla del 35% della volumetria esistente, avviene in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente o, al contrario, è realizzabile nei limiti imposti dagli indici di fabbricabilità fissati per l'area in cui ricade l'intervento. Vi rendete conto che questo aspetto ha una ricaduta, su tutto, non piccola. Allora, poi, articolo 3, cioè io leggo proprio perché non vorrei omettere qualcosa, anche perché, voglio dire, così sia una lettura più ragionata degli aspetti. Articolo 3, comma 1, lettera B. La premialità del piano casa, secondo la nuova norma, possono applicarsi anche ad edifici collocati all'interno delle zone A o in zone ad esse assimilabili, e questo forse come comune di Avellino ci riguarda in qualche modo. Costruito o ristrutturato negli ultimi 50 anni, sempre che non ricada in altri casi di esclusione. Allora, tale novità, che potrebbe essere particolarmente importante naturalmente, riveste particolare nei comuni in cui vi è stata un'ampia attività di costruzione e riparazione post-sisma, perché naturalmente gli anni di incidenza incidono in questo senso. Alla luce di questa norma, la possibilità dei comuni di individuare aree, cioè questo poi aree ove non è applicabile l'articolo 4 e l'articolo 5, ovvero quelle perimetrazioni che molto spesso, cioè che abbiamo visto fare in molti comuni delle aree, dovrebbe essere, questo avviso naturalmente nostro, analiticamente motivato, cioè individuare le motivazioni per cui, molto puntuali e precise e non così generiche, perché si è deciso che quella particolare area andava, tra virgolette, salvaguardata da un intervento che poteva essere invasivo. Io dico, aggiungo di più, questo mi riferisce agli edifici che sono stati realizzati dopo gli ultimi 50 anni. Io dico di più, io credo che una norma andrebbe fatta, che le amministrazioni in questi casi molto spesso potrebbero inserire un meccanismo di concordare, ove l'intervento è possibile, con il committente, con il progettista, le modalità di attuazione di quella norma. In questo modo probabilmente si riuscirà a realizzare un'opera che tiene conto dei vari aspetti. Allora, passiamo quindi all'articolo 4, interventi straordinari di ampliamento, per capire in maniera molto semplicistica quella in cui è previsto un incremento pari fino a un massimo del 20% della cubatura esistente. Allora, prima cosa, nel comma 7, che cosa si intende per volumi esistenti nell'ambito dell'attività autorizzata? È un primo problema. A questa risposta ci possono essere infinite soluzioni. Io credo che proprio per rendere tutti i cittadini uguali, noi dovremmo avere degli aspetti certi. Vedete, io non sto parlando di modificare un articolo, di farlo in maniera di aggiungere qualcosa o togliere qualcosa. Io sto parlando di aspetti di interpretazione di un testo di legge che si presta a moltissime interpretazioni e come tale può innescare un meccanismo tale che in un comune avvenga un determinato modo di fare, che si consentano degli interventi molto larghi, molte volte, in altri comuni in cui di fatto non è più possibile o sarà possibile fare ben poco. Sempre per gli interventi di ampliamento dell'articolo 4. Il comma 4 viene prescritto che gli ampliamenti devono essere realizzati impiegando tecniche costruttive con criteri di sostenibilità, utilizzando materiali ecocompatibili e calcolati con le nuove norme e tecniche strutturali del ciò in particolare quando riguarda la normativa sismica, naturalmente. Ora, domanda, tale aspetto è riferito solo alla parte che noi andiamo ad ampliare, oppure è l'intero edificio che va verificato? E in quale caso è applicato l'uno o l'altro? Vedete, sembrano cose semplici, però voi immaginatevi un dirigente di un settore urbanistico che si deve prendere sopra la propria responsabilità di interpretare in un modo o nell'altro.
questa norma. E siccome noi sappiamo che in Italia gli avvocati sono capaci, dal punto di vista, senza offesa per gli avvocati, naturalmente, di ribaltare qualsiasi concezione del giuridica di una norma, noi ci potremmo trovare di fronte, diciamo, a contenziosi che non finiscono più. Ecco perché credo che sia importante. Poi, allora, l'articolo 5. L'articolo 5 è quello che naturalmente prevede diciamo la demolizione, in caso di demolizione e ricostruzione, dell'ampliamento pari a 35% della volumetria esistente. Il testo di legge parla di distanze minime di massime altezze. Ora, questa massima altezza come la dobbiamo intendere? È l'altezza preesistente? È l'altezza prevista dal PUC? È qual è? Potrebbe essere l'una, potrebbe essere l'altra, ma se si vuole incrementare del 35%, faccio il caso del comune di Avellino, forse perché opera ad Avellino Comune, in alcuni casi le altezze massime previste dal PUC sono più basse di quelle dell'edificio esistente. Allora in quel caso com'è possibile coniugare le due cose? Diventa impossibile, è la cosa. E allora, diciamo, specificare, come specificato nell'articolo precedente, che andrebbe tenuto presente il decreto ministeriale 1444 del 68, in cui fa riferimento alle massime altezze degli edifici circostanti. Proseguiamo in questa disamina. Articolo 6, interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato, comma 1. Gli interventi di riqualificazione urbana ed iniziative di proprietari degli immobili, di cui al comma 1, sono consentiti anche in zona nei limiti di cui all'articolo 3. Allora, quindi, sempre in base al comma 1, in zona agricola, poi l'articolo 6 bis, cioè che diciamo secondo il legislatore ha cercato di chiarire questo aspetto, dice che in zona agricola è possibile sia il cambio di destino dell'uso che l'ampliamento, tenuto conto che in tale zona le opere di urbanizzazione primaria sono a carico del commissario. Questi è quindi tenuto al pagamento degli oneri concessori, oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, per gli interventi di cui sopra. Cioè, voglio dire, si va a ricalcolare di nuovo questi conteggi o no? Poco. Per i cambi di destinazione d'uso, la normativa antisismica è applicabile al solo ampliamento o all'intero edificio. In tal caso l'intero edificio deve essere verificato integralmente o deve essere, come voi chi conosce nella normativa sismica, ci può essere diciamo il doppio uso adeguato o deve essere adeguato o noi dobbiamo, cioè mantenere un livello di sicurezza, possiamo mantenere un livello di sicurezza più basso. Ecco Presidente, non per interromperla, volevo solo comunicare al pubblico che c'è una sala qui di fronte nella quale sarà possibile seguire il dibattito attraverso un video e quindi trovare una posizione più comoda rispetto alla sistemazione attuale. La inviterei intanto a stringere per andare alle conclusioni, grazie. Adesso mi avrebbe visto che si è fatto. Visto che si è parlato anche, allora, se tra i partecipanti al convegno naturalmente ci sono colleghi, imprenditori che hanno già pronti dei quesiti, li possono, questo l'ho dimenticato di dire prima, consegnare all'ingegnere Familetti che, e quindi diciamo, farà parte di quel fascicolo generale che noi produrremo all'assessore. Comunque ritorniamo a noi. Allora, in base alla normativa vigente sembrerebbe che l'applicazione della normativa di sismica sia sull'intero edificio, in base agli aspetti che si arrivano. È così, vorremmo sapere. Comma 4. È prevista la demolizione di costruzione con l'obbligo di ripristino ambientale del rialzo prima della costruzione del nuovo immobile. Cioè noi quando parliamo nelle zone sottoposte a diciamo a vincolo,
è possibile fare questo, però naturalmente il proprietario dell'immobile che va regolarizzato si deve impegnare a ripristinare dal punto di vista ambientale e di sostenibilità l'area. Però la norma dice che questo dovrebbe avvenire prima che si cominci a costruire il nuovo edificio. E questo, diciamo, crea un problema grosso, che è anche un poco nei condomini dove si deve demolire e ricostruire i fabbricati. Dove andranno ad abitare i cittadini residenti di quell'immobile mentre si costruisce? Allora, quindi mi sembra ovvio che è possibile differire il ripristino ambientale dell'area di 6.000 prima del rilascio del certificato di agibilità sull'edificio costruito. Questo mi sembra una cosa, diciamo, di buon senso, voglio dire, fermo rimanendo in obbligo. L'articolo 11 bis, disposizione per la decolizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona a rischio eruzione del Vesuvio. Naturalmente a noi interessano gli aspetti dal punto di vista del rischio idrogeologico. Il Vesuvio non è legato alla nostra provincia, però è un problema comunque generale. Il comma 1 dice incentivata la delocalizzazione anche sui comuni limitrofi degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa e ricadenti in area di rischio idrologico e in zona rossa. Allora, che tipo di accordo i comuni interessati devono stipulare preventivamente? Cioè, il comune, per esempio, di Cervinato, dove si è verificato in passato, o il comune di 15, dove si sono verificate dal punto di vista dei rispetti fortemente di più, che accordi, per esempio, stipulare col comune di Avellino dove si può decolonizzare l'intervento previsto? Allora, il comma 2 si indica quale volumetria aggiuntiva quelle pari al volume dell'unità abitativa destinata a prima casa, incrementato fino al massimo del 35%. Il riferimento da prendere in considerazione i fini del volume dell'unità abitativa, qual è? Il numero familiare o il volume che sta lì? O in che modo? Se l'edificio i cui requisiti non raggiungono questi parametri, come bisogna intervenire? Norma finale transitoria, articolo 12, comma 1. I titoli abitativi richiesti per l'attuazione degli interventi del piano casa sono individuati nella denuncia inizio attività o permesso di costruire. Non si parla di permesso di costruire in deroga, in quanto la deroga è riferita alla regolabilità prevista per legge, dalle norme urbanistiche vigenti. Di conseguenza, non si rientrerebbe nel regime di procedure amministrative e autorizzative in deroga, ma si rimane in regime ordinario, proprio perché le deroghe, definite dalla legge e nei limiti della stessa imposta, fanno diventare ordinari e non più in deroga gli interventi da eseguire. Allora, rendete conto, cioè quindi praticamente la deroga agli strumenti urbanistici che prevede il piano casa fanno diventare un aspetto normativo normale, di prassi, l'attività e non una deroga. È così? Questo credo che gli amministratori che sono in sala se lo pongono come dubbio. E allora, non credo che sono risposte così impossibili. Allora, diciamo, questa è la conclusione, che si passi ai consigli comunali per l'iter dei permessi di costruire in deroga a quelli previsti dal DPR 380. A nostro avviso, al massimo potrebbe intravedersi la necessità di finire nella giunta municipale e nemmeno in consiglio, trattandosi di attività esecutive non programmate, gli eventuali schemi di convenzione di atti obbligo unilaterali che i privati devono sottoscrivere quale obbligo per il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge. Allora, questo è quanto gli architetti e gli ingegneri, che ripeto, io sono stato delegato a parlare, a portare questo contributo, hanno messo per iscritto e messo in un volumetto che consegneremo all'assessore Taglialatino, sperando
che possa almeno in prima istanza modificare questi aspetti proprio lessicali di interpretazione e si renda disponibile a creare un gruppo di lavoro insieme agli ordini professionali per poi portare con più calma le modifiche che consentono ancora un miglior rilancio dell'edilizia nel nostro territorio. Grazie. Grazie al Presidente Fraternale, una relazione molto tecnica, chiaramente destinata a un pubblico qualificato come quello presente stasera. Una cosa sola abbiamo compreso, c'è tanta confusione rispetto a questa normativa, su cui chiaramente la Regione deve fare chiarezza. Siamo ancora in attesa, ricordo, dell'assessore regionale Taglialatena, che sarà qui a momenti, mi dicono, è ormai vicino alla nostra sede. E abbiamo adesso la relazione dell'ingegnere Gennaro Miccio, sovrintendente di Salerno e Avellino, perché come già anticipato Fraternali, uno dei misteri del piano è proprio l'attuazione nelle zone sottoposte a vincoli. Prego, ingegnere. Io devo ringraziare l'invito e purtroppo devo unirmi a quanto anticipato dalla diretta Fraternale circa i motivi di interpretazione e i motivi appunto di equivocità che può generare questa normativa. Non lo farò in maniera così dettagliata e puntuale, ma mi preme soprattutto sottolineare alcuni aspetti che potrebbero anche sembrare di tipo, così come dire, lessicale, ma in effetti in una legge spesso se non si utilizzano terminologie appropriate si rischia di cadere in grossi equivoci, e in questo senso posso anche anticipare la preoccupazione dell'architetto Fraternale. Gli amministrativi si stanno fregando le mani da parecchie settimane su questa. Ho partecipato a un analogo convegno a Salerno, dove c'era anche un rappresentante di questo settore dell'avvocatura, ed era oltremodo soddisfatto della imprecisione e la curiosità della legge. Ci sarà un lavoro degli amministrativisti assicurato per parecchi anni. Per quanto ci riguarda non voglio entrare così in dettaglio, ma ecco, per esempio, una prima allocuzione piuttosto strana sta all'articolo 2 bis, nella quale si vuole disciplinare le zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Ora, francamente, anche se nella modo usuale di individuare queste aree si usa questa terminologia vincolo paesaggistico, posso assicurare che in tutta il testo della legge del cosiddetto codice dei beni culturali non esiste questa parola vincolo paesaggistico, né vincolo architettonico, né vincolo monumentale, né vincolo di nessun tipo. Quindi se in una legge si fa riferimento a qualcosa che non esiste, ma francamente ho qualche perplessità. Esistono aree tutelate per legge e aree o immobili di notevole interesse pubblico, basta, non c'è altro. Quindi non ho capito a che cosa si riferisca quando si parla, virgolette, zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Ora, andando ancora più nello specifico, si fa riferimento anche al regolamento sul procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi definiti di lieve entità a norma del DPR 139. In questa fattispecie esiste tutta una elencazione di ben 39 tipologie di intervento definite di lieve entità che è possibile eseguire in talune aree sottoposte a tutela paesaggistica. Ora, in queste 39 edizioni esistono anche alcuni degli interventi contenuti in questa normativa, per cui unendo le due normative sembrerebbe che in queste zone si possa procedere a questa
una forma semplificata di procedura, che è una forma semplificata abbastanza, abbastanza preoccupante non solo per noi ma anche per i comuni. I tempi di valutazione sono talmente ristretti che non consentono probabilmente nemmeno di aprire il fascicolo. Continuando in questa... Ingegnere, la interrompo un attimo, sì, solo per salutare l'assessore regionale Taglia la Tela, protagonista di questo dibattito. Ringraziamo naturalmente l'assessore che sarà protagonista di questo dibattito e risponderà naturalmente ai tanti dubbi sollevati nel corso di questi interventi. Prego ingegnere, continuiamo intanto nella discussione. Sì, poi si fa riferimento anche a aree immobili, anzi edifici, collocati in aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo 4204, che è sempre il codice dei beni culturali. Anche in questo caso mi devo sottolineare che non esistono aree di inedificabilità assoluta. Per cui anche in questo caso non so bene a cosa ci si voglia riferire in questo articolo. Esistono, come sempre, aree tutelate per legge e aree o immobili di notevole interesse pubblico. Inedificabilità assoluta in Italia non esiste, ce ne sta solo una, Venezia, che è stata dichiarata per legge, quindi ci vuole una legge dello Stato per definire queste situazioni. Ancora, sembrerebbe che per esempio questa normativa sia esclusa, l'applicazione di questa normativa sia esclusa, sempre virgolette, nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine lacuali e fluviali, secondo sempre il testo del codice dei beni culturali. E anche qui c'è materia un po' dubitativa, perché in effetti se ci il termine a difesa, manco pure questo non è contenuto nella legge. Esistono 11 delegazioni all'articolo 142, esistono le note 11 aree tutelate dal decreto legislativo, che prevedono sì i 300 metri dalla costa marina, i 300 metri dai laghi e i 150 metri dai fiumi. Probabilmente è a questo che ci si riferisce, però ne esistono anche altri 8 fattispecie elencate dalla legge, per cui in quelle rimanenti 8 si applica o non si applica, nelle prime 3 si applica o non si applica, in qualche articolo sembrerebbe di sì, in qualche articolo sembrerebbe di no. E non mi voglio poi soffermare a tutto l'aspetto riguardante i piani paesaggistici, io mi riferisco a tutto il territorio, in questo caso della provincia, non ce ne sono molte, però la regione si sta approntando a redigere degli ulteriori regolamenti per piani paesistici per zone sottoposte a tutela, per cui la definizione chiara se questa normativa si applichi o meno alla normativa dei parchi o delle aree sottoposte a pianificazione paesaggistica sarebbe quanto mai auspicabile che venga chiarita nella sua definizione più appropriata. In ultimo, una preoccupazione, francamente, sì, è vero che nell'Irpinia è stato rinnovato molto, anche le zone agricole cosiddette rurali si è costruito parecchio. Noi abbiamo francamente una particolare preoccupazione perché assistiamo quasi quotidianamente a interventi, alla proposta di interventi per la realizzazione di edilizia rurale, edilizia agricola, laddove si capisce benissimo che tutto ciò non è. Incrementare questo atteggiamento probabilmente, lo pongo all'attenzione dell'uditorio, perché
si finisce con lo svilire proprio nell'Irpinia, una delle caratteristiche peculiari del territorio, cioè oramai rendere edificato tutto il patrimonio agricolo e rurale dell'Irpinia, che è una delle caratteristiche francamente più importanti, ma ancora, che ancora regge il confronto con tante altre realtà nazionali. Io voglio concludere qui per evitare lungaggini e con una sola preghiera. Volevo pregare poi l'architetto Villani, funzionario della sovrintendenza, di essere che sarà leggermente più specifico nella illustrazione di qualche problematica più particolare. Grazie. Grazie ingegnere. Allora, avvocato Giovanni Dercole, direttivo ANCI della Campania, le limitazioni imposte dagli enti locali hanno in qualche modo snaturato la vera filosofia del piano casa, prego. Ma grazie, buonasera a tutti, ringrazio l'associazione dei costruttori che ha inteso con grande tempestività cominciare ad affrontare questo argomento. Ringrazio l'assessore Taglialatela per la sensibilità che ha dimostrato per essere presente e anche per consentirci evidentemente di dipanare qualche dubbio, qualche incertezza che dalla lettura puntuale della legge può arrivare. L'amico Fraternali ha elencato una serie di punti che possono o potrebbero creare fraintendimenti. Io ritengo che si debba però comunque fare attenzione a quella che è la volontà del legislatore. Allora, il legislatore, facendo una legge di modifica della legge sul piano casa, ha inteso modificare in un certo senso, cioè togliendo alcuni vincoli restrittivi che venivano ritenuti eccessivamente restrittivi e che, tanto è vero che erano restrittivi, hanno comportato un vero e proprio fallimento della legge sul piano casa. Io parlo da consigliere comunale di Avellino, quindi vi dico che la legge sul piano casa ha prodotto in tutta la città di Avellino soltanto due proposte di intervento. Ora è evidente che questo numero da solo basta a definire praticamente l'inutilità di quella legge e dunque l'inutilità anche di tutte le attività che abbiamo posto in essere anche noi come comuni nel risolvere e rispettare i termini di quella legge. Il legislatore regionale, intervenendo con una legge di modifica, io probabilmente personalmente sarei intervenuto in maniera più drastica, avrei detto abroghiamo la vecchia legge, ne facciamo una nuova da capo, perché probabilmente questo consentiva in termini proprio di tecnica legislativa una maggiore chiarezza, una minore possibilità di fraintendimenti, però è evidente anche che nell'attività legislativa di un Consiglio regionale è anche necessario tenere da conto tutte le varie istanze, quindi per arrivare ad una legge e all'approvazione di una legge è necessario arrivare a dei compromessi, che è la legge attuale. Io ritengo innanzitutto che sia fondamentale ragionare lasciandosi alle spalle il rischio speculazione. Io l'ho detto in consiglio comunale, la speculazione con la legge sul piano casa è sostanzialmente impossibile, perché noi andiamo ad intervenire su realtà già costruite sostanzialmente. Allora la speculazione ci può essere con un piano regolatore dove io decido che una certa collina che fino a quando io intervengo era verde diventa zona da costruire e là si fa la speculazione. Ma quando io dico che un palazzo che esiste lo abbatto per ricostruirlo, ovviamente garantendo al privato un interesse, perché altrimenti in questa situazione di crisi nulla si muove, io mi chiedo, laddove già c'era un fabbricato e ne uscirà un altro, nuovo, più sicuro, magari con i parcheggi sotto, qual è la speculazione e qual è invece il beneficio per la comunità cittadina? Noi poi che siamo di Avellino, che siamo di una provincia che ha subito il dramma del terremoto, dovremmo cogliere con maggiore attenzione, con maggiore responsabilità quelle che sono le opportunità che il piano casa ci dà. Allora dovremmo correre incontro a quella che è la ratio
del legislatore, anche intervenendo presso gli uffici dei vari comuni, e lo dico da componente direttivo regionale dell'ANCI, cosa che già ho detto in ANCI, gli amministratori devono riappropriarsi del ruolo di amministratore e devono cominciare anche a dare degli indirizzi agli uffici. Non più deve essere il contrario, per cui gli uffici sostanzialmente decidono le scelte degli amministratori. Gli uffici devono rispettare la legge e basta, ma gli indirizzi, le scelte politiche le deve nuovamente fare la politica. E allora noi che siamo di Avellino, che abbiamo subito quel dramma e che abbiamo un patrimonio abitativo drammaticamente vecchio, io invito gli amici di Avellino a farsi una passeggiata nelle zone più centrali, alzare il naso e guardare i fabbricati di Avellino e ragionare su quali sono stati costruiti prima del terremoto e quali sono stati costruiti dopo. Vedrete che ragionandoci un poco ci tremeranno le vene dei polsi e delle tempie a pensare che cosa può succedere. Allora noi dobbiamo cogliere questa occasione, ed è un modo per risolvere un problema che è quello non solo delle esigenze antisismiche, ma in questa città che sta vivendo il dramma degli sgomberi, dell'esigenza abitativa. Se c'è l'abusivismo edilizio, lo dico all'amico delle case popolari, se c'è uno che abbatte una porta per entrare dentro una casa che non è sua e si sottopone a una trafila di natura penale, di natura amministrativa, se quindi c'è una tale esigenza di casa, noi come amministratori ci dobbiamo porre il problema di rendere quanto più possibile la realizzazione di abitazioni che consentano un abbassamento dei costi, che consentano magari anche alle case popolari un sistema virtuoso. Io lo dico all'amico, noi probabilmente, visto che come case popolari non avremo mai più dalla regione finanziamenti, perché la regione non ne ha più, e ci troviamo tra l'altro in tempi di federalismo fiscale, che la quantità di soldi, ovviamente per responsabilizzarci, perché è giusto che noi ci si responsabilizzi, lì diminuirà ancora di più, ci dobbiamo cominciare a rimboccare le maniche, a vedere cosa possiamo fare con le nostre forze. E allora ci sono aree importanti della città di Avellino, ancora di proprietà delle case popolari, che possono diventare il nuovo volano per la riqualificazione della città. Utilizziamole quelle aree, mettiamole a disposizione, fate convenzioni con i privati, con i costruttori, affinché quelle possano essere, da un lato, il momento in cui l'imprenditoria avellinese si mette in gioco, dice vi facciamo vedere cosa siamo capaci di fare, e dall'altro lato la politica dà risposte. Dare risposte significa consentire a chi fa impresa di farla e basta, senza dover pensare ai lacci, ai lacciuoli che 100.000 uffici devono in qualche maniera contribuire a sciogliere. E io ho accolto positivamente un altro aspetto della legge urbanistica, che è la modifica della legge 16, che garantisce ai comuni più piccolini, mi auguro in futuro anche ai comuni superiori ai 15.000 abitanti, procedure più snelle per l'adozione di piani urbanistici comunali. Il fatto che dal 99, mi sembra, è stata approvata la legge 16, ad oggi in Campania soltanto 12 città si sono dotate di un piano urbanistico comunale, è un dato che insieme al dato del piano casa conferma il fallimento anche di quella legge urbanistica. Se nessun comune o quasi nessuno si è dotato di un piano urbanistico comunale, significa che c'è qualcosa che non va. E allora giustamente il Consiglio regionale ha scelto di intervenire anche su una serie di procedure molto complesse che io ho affrontato da consigliere comunale, perché Avellino è uno di quei 12 comuni dotato di TUC, e io mi rendo conto di che complessità deve affrontare un comune grande come quello di Avellino. Figuriamoci un piccolo comune che non ha certo la dotazione neanche organica di uffici quali quelli del comune di Avellino per avere un proprio piano urbanistico comunale. E allora io ritengo che la legge, ovviamente l'assessore poi ci darà tutte le indicazioni in termini di chiarimento rispetto alla lettura della legge, però vada interpretata come una volontà di rivoluzionare, in senso non restrittivo, quello che è stato fatto in passato. Io, concludendo,
accolgo con favore quello che il sindaco dice. Il sindaco ha detto: noi la perimetrazione che abbiamo fatto dobbiamo cambiare, siamo disponibili ad aprirci a diverse impostazioni, ne sono felice, perché io, il sindaco lo sa, l'anno scorso ho sostenuto esattamente questo, ho sostenuto che proprio dove si andava a perimetrare l'area di non applicazione del piano casa era l'area che aveva più bisogno del piano casa, per due motivi: perché lì c'erano le aree con i fabbricati più obsoleti e perché lì c'era magari un maggiore interesse del privato ad intervenire. Se noi necessariamente abbiamo bisogno che sia il privato a mettere quanto di suo, noi dobbiamo rendere appetibile l'intervento del privato, altrimenti il privato non interviene, come avevamo previsto e si è verificato. E quindi avremo ragionato, avremo dato speranze, ma poi ci sarà sempre chi andrà ad abbattere qualche porta per poter avere un tetto dove dormire. Allora io accolgo con piacere quello che il sindaco ha detto, anche perché ci vuole coraggio a dire probabilmente dobbiamo modificare qualche scelta che abbiamo fatto. Quindi apprezzo la sua scelta e dico però mettiamoci subito al lavoro per questo. Diamo subito risposte, dimostriamo che la politica è capace di dare risposte. Togliamo quella perimetrazione così come l'abbiamo fatta. Cominciamo a immaginare che questi benedetti edifici di valore documentario siano quasi un'invenzione della città di Avellino e quindi possano finalmente essere tolti da un vincolo che non ha nessun significato. E ora impegniamoci su questo. Diamo dimostrazione che la politica fa la politica, gli imprenditori faranno il loro lavoro, la regione darà sicuramente il contributo che deve dare nel senso della volontà del legislatore, che è quella di alleggerire le difficoltà. Io credo che riusciremo a fare sicuramente cose buone per la nostra città, per la nostra provincia. Io sono convinto di questo e credo che questa comunità di intenti che registro stasera sia sicuramente un buon auspicio per tutta la comunità irpina. Grazie. Grazie a Giovanni Nettole. L'ultima relazione prima dell'appunto intervento dell'assessore Taglialatini. Intanto salutiamo il presidente di Confindustria Sabino Basso, che è presente stasera a questa nostra iniziativa. Allora, abbiamo il presidente dell'IACP di Avellino, il dottor Guido Riccio, perché come già anticipato in qualche modo d'Ercole c'è il nodo dei fondi rispetto all'edilizia residenziale pubblica, quindi il piano casa diventa un'occasione importante. Buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente dell'associazione dei genitori D'Agostino per avermi dato questa opportunità. E un saluto particolare all'ospite illustre che abbiamo, l'assessore Taglialatini, al quale va riconosciuto che in questo brevissimo periodo del suo mandato, con cavalierità, tra virgolette, si è consentito, ha provveduto sia a rivedere questa legge sulla casa, ma soprattutto per quello che mi riguarda, ha provveduto finalmente a fuori da essere una probabile, dico probabile perché i trascorsi, l'assessore di dunque ad essere prudente, una probabile riforma dell'Istituto Alma Casa Romagna. Ovviamente una cosa che da anni si attendeva comincia ad avviarsi, anche se poi aprire una breve parentesi, non lo potrei dire all'assessore, giusto per dire qualcosa, facendo riferimento anche alle esperienze che io ho maturato in questi anni nel magistrale. Prima da vicepresidente, ora come presidente facendo funzioni di istituto della Casa Romagna. Intanto questo convegno l'ho accolto con molto piacere, per la realtà l'istituto si era prodigato a convocare un convegno del genere già nei mesi trascorsi, l'assessore del testimone, avevamo insieme concordato anche una data che poi è saltata per impegni, ma soprattutto perché era in litigio nel piano casa, l'assessore giustamente ha preferito venire, ha fatto compiere e quindi discutere sul conflitto, su quello che la legge prevede effettivamente, non lo so per ipotesi che si potrebbe fare qualche mese adesso. Il mio intervento non sarà brevissimo, cercherò di sottrarre tempo perché vogliamo approfittare dell'occasione per la presenza dell'assessore qui in sala.
E quindi dopo l'intervento dell'architetto Fratellato, che è stato molto puntuale, diciamo, i suoi aspetti tecnici, le motivazioni tecniche che hanno messo insieme sia gli ingegneri che geologi e architetti, il documento comune che mi pare sia stato consegnato all'assessore della Gradina, non è più il caso di dedicarmi su altre cose, anche perché il mio intervento è un intervento che fa riferimento specificatamente alle case popolari, all'edilizia residenziale pubblica. E questa legge sul nuovo piano casa, in sostanza, è di interesse per quanto ci riguarda, perché all'articolo 7, finalmente, dopo tantissimi anni, dopo tanto tempo, anche se solo sulla carta, intravediamo un impegno diretto della Regione per quanto riguarda eventuali finanziamenti che dovessero servire. Capisco pure che è ipotetica, che è una cosa difficilmente che si realizzerà. Fatto sta però che nella legge è inserita questa dichiarazione di volontà con previsione nel bilancio regionale per fondi eventualmente necessari per l'edilizia residenziale pubblica, e la cosa che più poi ci attizza, se così si può dire, è questa incentivazione, questo 50% che dà la possibilità delle aree di diritto di giudiziario pubblico di poter finalmente mettere mano al vetusto patrimonio abitativo e quindi poter finalmente pensare, ragionare su una eventuale sostituzione di polizia. L'avvocato Tercole mi ha dato, lo ringrazio per l'assist che lui mi ha dato, perché noi da anni che ci battiamo per quanto riguarda la condizione, diciamo, di sicurezza dei nostri alloggi. In particolare io devo fare riferimento all'edilizia residenziale pubblica, proprio in particolare nel comune di Avellino. Il 90% dell'edilizia residenziale pubblica della città di Avellino risale a un periodo antecedente al 1980. Di questo 90%, il 50% addirittura a primo del terremoto del 1962. Il che la dice lunga, praticamente noi abbiamo un patrimonio edilizio non conforme alle norme, neanche a quelle più recenti, neanche a quelle riferite al subito dopo il terremoto dell'80. Praticamente un patrimonio pericoloso, come diceva l'avvocato Lesco, da far tremare i polsi, e quindi noi lo abbiamo detto in vari convegni, diciamo ad alta voce, e vedo che la Regione finalmente è stata sensibile a questa nostra, a questo nostro grido di allarme, perché nel momento in cui ci dà questa premiabilità, questo incremento del 50%, ci mette in condizione di sperare. Ecco perché dicevo all'assessore, al consigliere Tercole, non è detto che non ci sia proprio speranza, qualche piccola speranza l'abbiamo proprio facendo riferimento a quanto prevede il piano casa. Quindi noi che gestiamo circa 7.000 alloggi nella provincia di Avellino, di questi 7.000, 6.000 rotti sono proprio diciamo, a conduzione in locazione, insomma, viviamo. La sicurezza, l'assessore, la sicurezza. Quindi possiamo andare avanti, allora, senza perdere tempo. Allora, voglio dire che questa condizione ci pone, in particolare perché la legge che poi riguarda tutta la Regione Campania e non la nostra piccola provincia, è molto appetitoso per quanto riguarda le aree di edilizia in terra pubblica, molto probabilmente molto di più nelle altre province perché ci sono grossi centri. Noi abbiamo Avellino, che è l'unico centro che può proporci delle aree appetibili, tra virgolette, rispetto all'intervento anche pubblico, perché si capisce che con l'intervento privato, perché si capisce che con l'intervento pubblico non faremo mai niente. Allora, già per il passato noi con l'Associazione dei Costruttori abbiamo avuto con l'ex presidente Piano e il dottor Cotagostino, abbiamo parlato di questa situazione riguardante alcuni quartieri di Avellino,
e in particolare il quartiere di San Tommaso che è una massima importanza. Questa disponibilità del sindaco che da stasera per una riperimentazione, per una revisione della riperimentazione, ci fa ben sperare, perché oltre a questo abbiamo ben altri quartieri qui in Avellino che vivono una situazione di degrado. Il fatto importante è che la legge, oltre alla sostituzione edilizia, in certezza si parla di riqualificazione urbana. Questo è un fatto importante, perché la riqualificazione urbana significa poter smettere di occupare, di consumare il territorio fuori dei centri già esistenti, ci consente invece di lavorare all'interno dei centri e ci consente quindi di creare nuove strutture, nuovi spazi che devono far riferimento a spazi collettivi per giovani, per bambini, per anziani, e cercare, secondo me, assessore, cacciare fuori, tirare fuori la gente da questi grossi centri commerciali, perché noi praticamente la famosa Agora, la piazza non esiste più. Noi ormai la gente vive nei centri commerciali. E questo non va bene, perché per lo vedo tutto il rapporto sociale che c'è sempre stato di passato. Noi ci auguriamo che nei progetti puntuali, che progetti futuri, in uno con i costruttori e con quanti altri che avessero intenzione di realizzare, noi siamo a disposizione con l'Istituto Autonomo di Ascopolare. Dico con l'Istituto Autonomo di Ascopolare, qui apro una breve parentesi, che è un po' canola questa situazione. Io vivo in questo momento, perché come ho detto prima, l'assessore ha provveduto a proporre, insieme alle forze politiche di tutta la regione di Campania, un progetto di riforma dell'Istituto Autonomo di Scuola Popolare, per cui gli istituti, praticamente i consigli di amministrazione degli istituti sono sciolti, si prevede un'agenzia regionale per l'edilizia regionale, per l'edilizia residenziale pubblica. Questa agenzia regionale dovrebbe avere una sede centrale e mi auguro, perché nelle intenzioni, nelle premesse, mi pare di capire, ci saranno poi dei compartimenti locali e provinciali nei quali poi ci sarà la, diciamo, la risposta alle esigenze immediate che vengono localmente comunicate. Io voglio soltanto raccomandare all'assessore, l'ho fatto rivolgendo di sai in questi giorni a tutti i provvedimenti regionali e rappresentando la provincia di Avellino, il provvedimento regionale, sempre di situazioni di colore politico, a che insomma siamo attenti, perché questa concentrazione a Napoli non vorrei che danneggiasse noi piccole provincia, cioè, voglio dire, salvaguardare nei limiti del possibile, assessore, un ruolo di autonomia, perché i problemi che noi sottoponiamo, i problemi che ci vengono proposti vengono dai centri sociali più deboli, e quindi per loro avere il contatto diretto con il potere decisionale è molto importante, perché mi solleva insomma da tante preoccupazioni. Io sono certo che ci sarà data attenzione, perché no, insomma, come dire, la provincia di Avellino, e la provincia di Avellino non è altro che un quartiere della città di Napoli. Le problematiche sicuramente sono le stesse, però diciamo che noi diciamo dei problemi sono diversi, quindi io faccio questa raccomandazione. Chiudo perché mi rendo conto che non devo sottrarre, se non mi che non devo destinare delle abbiamo il momento più atteso all'intervento dell'assessore regionale Taglialatela, che ringrazio a nome dell'associazione costruttori per la sua disponibilità, per questo confronto su un tema così di grande attualità. Questo piano casa, dicevamo assessore in apertura, grandi speranze, grandi attese, però finora è stata un'occasione mancata anche e soprattutto nella nostra provincia, dove ricordavano negli interventi il presidente della provincia, il sindaco di Avellino, c'è una situazione occupazionale difficile, un'edilizia bloccata, e soprattutto questa normativa ha suscitato tanti dubbi, c'è poca chiarezza. Sì, per l'invito, chiedo scusa, sono arrivato in ritardo, avevamo il sottosegretario Mantovano a Napoli per una visita di carattere istituzionale, mi sono trattenuto un po' più del Cristo, quindi sono arrivato tardi, no? Sta nevicando lungo la strada, insomma il tempo è un po' particolare. Io parto immediatamente da una risposta all'ultimo quesito che mi è stato posto da parte dell'amico di ACB.
così. Innanzitutto non abbiate paura, non c'è nessuna volontà di napolicentrismo, nell'idea che io ho già manifestato all'esterno, il consiglio di amministrazione della costituente agenzia regionale sarà formato, nella mia proposta, 9 persone, una per ogni amministrazione provinciale, quindi un componente designato da ogni consiglio provinciale o giunta provinciale o presidente della provincia, quindi 5 appunto in rappresentanza delle 5 province della regione Campania, 2 designati dal consiglio regionale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione, uno designato dall'ANCI e uno designato dalla giunta regionale. Quindi francamente mi pare che da questo punto di vista l'idea, la possibilità che vi possa essere una scarsa attenzione nei confronti delle tematiche delle province piccole, tra virgolette, mi pare che possa essere fugata in ragione di una rappresentanza che alla fine ovviamente terrà conto delle diverse realtà territoriali, e insieme a questa previsione di rappresentanza dell'agenzia regionale è già scritto che verrà mantenuta un'autonomia organizzativa ed amministrativa in capo alle direzioni provinciali. Vi era però, ed è l'ultimo minuto che dedico alla vicenda degli ACP, un elemento di fondo. Sapete quanto costava l'ambaradan dei consigli di amministrazione di ACP, che erano formati da 12, 13, 14 persone, a seconda delle province, in qualche occasione si arrivava ai 13, costava all'incirca 1 milione di euro l'anno, tra consiglieri di amministrazione, collegi sindacali. Con tutto il rispetto, io penso che sia una vergogna che il Consiglio regionale, perché lo ha voluto il Consiglio regionale, l'emendamento me ne assumo la responsabilità, l'ho suggerito io, era una vergogna che andava cancellata, perché in nessuna regione d'Italia vi era più una realtà di questo tipo, a fronte di, diciamo, voglio usare un termine eufemistico, non eccezionale rendimento dei consigli di amministrazione. Non eccezionale rendimento, che certamente non giustificava 12 componenti consigli di amministrazione, i sindacati, cioè noi avevamo una realtà incredibile, frutto di una legge del 1930, cioè perché la legge che regolamentava la costituzione dei consigli di amministrazione di ACP era del 1930. Io penso che abbiamo fatto bene a trovare una soluzione che ovviamente dovrà puntare ad una costituzione di un'agenzia regionale, così come è già accaduto in tutte le altre regioni d'Italia. Noi eravamo la penultima insieme alla Calabria a non aver legiferato in questa materia. Mi pare che tutto sommato abbiamo fatto bene, poi è evidente che quando si fa qualcosa delle critiche si creano. No, io non facevo riferimento all'intervento tuo, facevo una volta tanto che si ha la possibilità di spiegare i motivi che ci hanno portato a determinare un intervento in tale senso, francamente, datemi la possibilità di difendere una posizione tenendo conto di quella che era la realtà di partenza, però parliamo del piano casa, che mi pare che sia l'argomento che più di ogni altro vi interessa. Innanzitutto un ringraziamento, perché io ho dato una veloce lettura al documento che mi consegnate questa sera ufficialmente, un documento nel quale si elencano una richiesta di chiarimento. E a questa richiesta di chiarimenti noi vi daremo risposta per iscritto, perché mi pare giusto che a quesiti posti in maniera così seria si debba dare risposta in maniera altrettanto seria, tenendo conto che qualcosa abbiamo già iniziato a fare, perché nei giorni scorsi abbiamo provveduto a scrivere la prima bozza, usiamo questo termine, delle linee guida
che verranno portate all'attenzione della commissione consigliare competente, così come prevede la legge, lo faremo certamente entro la fine del mese di febbraio, quindi entro qualche giorno, l'emanazione ufficiale delle linee guida, così come abbiamo già inviato all'attenzione dell'ufficio legislativo della giunta regionale, per evitare di scrivere qualche sciocchezza, il regolamento attuativo della delegificazione della legge 16, che è un altro dei capisaldi di quella che è la nostra politica del territorio, quella della giunta Caldoro, quella dell'assessorato. Nel frattempo abbiamo già provveduto ad emanare con un atto deliberativo una prima disposizione che vuole anticipare un po' l'atteggiamento di fondo che noi vogliamo determinare per determinare le condizioni di governo del territorio. Abbiamo un atto deliberativo della giunta della scorsa settimana semplificato le procedure per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti relative all'adozione dei PUC. Da 42 elaborati siamo scesi a 7. Ed è una semplificazione determinata da una valutazione che poi ha già anticipato Giovanni prima, Giovanni Leccole. Noi avevamo una realtà nella quale per eccesso di zelo alla fine abbiamo determinato che la maggior parte dei comuni della regione non si erano dotati di un PUC, in modo particolare i piccoli comuni che ovviamente dovevano sopportare un costo in termini di risorse economiche e di risorse umane che non erano nelle condizioni di affrontare. Tra l'altro, nel leggere la delibera 384, se vado bene a memoria, del 2007, quella che elencava complessivamente gli elaborati necessari per l'elaborazione di un PUC, tante volte a me pareva di trovarmi di fronte a un trattato di sociologia, perché inserivano tutta una serie di elementi che francamente erano ridondanti, cioè alla fine non servivano, soprattutto per le piccole amministrazioni comunali. Quindi un intervento iniziale, immediato, l'abbiamo fatto a favore delle piccole amministrazioni comunali. Ciò non toglie che dobbiamo procedere ad intervenire complessivamente sugli elaborati necessari per l'adozione dei piani regolatori, chiamiamoli vari piani regolatori così ci capiamo. E in tale senso la volontà da parte dell'assessorato, della giunta regionale, continuerà a partire, ripeto, anche dall'elaborazione all'interno del regolamento della delegificazione della legge. Sì. Però parliamo del piano casa. Guardate, io per carità sono assolutamente convinto che ci saranno delle cose da chiarire, del resto quando si interviene in una legge così controversa, in una materia che fino ad oggi ha fatto la ricchezza più che dei notai e dei costruttori, soprattutto degli avvocati, è evidente che qualche elemento di difficoltà lo si trova sempre. Del resto, quando una legge viene votata dal Consiglio regionale con un regolamento del Consiglio regionale che prevede ancora che i subemendamenti possano essere presentati un'ora prima della discussione in aula, voi vi rendete conto di quello che può accadere. Io complessivamente non sono soddisfatto, sono comunque molto soddisfatto del fatto che le crepe, le piccole crepe che ci sono all'interno della legge sono sostanzialmente pochissime, si possono elencare sulle dita di una mano, e tra l'altro quello che era il mio timore, che ho sempre evidenziato quando parlavo con i consiglieri regionali, il timore di intervenire in materia concorrente dove la potestà legislativa della regione non poteva andare a sovrapporsi con le leggi nazionali, è stata già fatta presente da una lettera ufficiale del Ministero che ci ha chiesto chiarimenti su una serie di articoli che sono contenuti all'interno della legge, perché insomma, è inutile che ci nascondiamo, è evidente che in Consiglio regionale c'erano tanti consiglieri regionali i quali giustamente lamentano una ingessatura del territorio determinata da leggi nazionali, soprattutto, non solo, ma soprattutto dai piani paesistici. E io ho sempre detto agli amici consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, devo dire soprattutto di maggioranza, perché
sono quelli con i quali ho dovuto lavorare e faticare un po' di più, che il piano casa vuole essere una risposta di semplificazione di norme edilizie, non era una nuova legge urbanistica, non poteva intervenire in norme urbanistiche che sono di competenza concorrente con le competenze del governo nazionale. Alla fine, all'interno del testo votato dal Consiglio regionale, vi è il problema relativo all'articolo 2 bis, cioè la procedura semplificata per gli accordi di programma, che è uno degli elementi sui quali il governo nazionale ci ha posto un'osservazione. L'articolo 12, scritto tra l'altro male, nel quale si fa riferimento alle norme speciali che vengono corrette dall'attuale, dalla legge in questione, e poi sì, vabbè, quello della zona rossa, che a voi non interessa ovviamente, perché voi di zona rossa di carattere vulcanico non penso che ne abbiate. No, poi vi era il problema della sanatoria giurisprudenziale, cioè la sanatoria ai fini, cioè ai solo fini amministrativi. Guarda, se qualcuno immagina che con questa norma si possa determinare un condono, ha sbagliato, cioè, non potrebbe essere, sarebbe una stupidaggine, tenendo conto però, e qui vi è un problema tutto politico, che vi è un paradosso. Poniamo il caso che tra i 60.000 interventi di abbattimenti previsti per azione penale ve ne siano alcuni che potrebbero essere realizzati oggi attraverso una semplice applicazione della legge del piano casa. Cioè, faccio un esempio: io, Marcello Tagliala Tela, ho una casetta in un comune della provincia di Avellino, ho fatto abusivamente un vano in più, questo vano in più l'ho fatto abusivamente, nel frattempo esce la legge sul piano casa, io potrei essere costretto ad abbattere il vano in più per poi il giorno dopo presentare una domanda per poter realizzare lo stesso vano. A me pare una stupidata che si debba procedere all'abbattimento, e infatti da questo punto di vista bene ha fatto il Parlamento a votare in sede di mille proroghe, per il momento al Senato, spero che ovviamente la cosa passi anche alla Camera, una moratoria sugli abbattimenti, perché quest'anno di tempo ci metterà nelle condizioni tutti di con un po' più di tranquillità, senza il pathos elettorale, senza le contrapposizioni, a legiferare con una norma di buon senso. Noi non possiamo immaginare di procedere ad abbattimenti, questo è il mio punto di vista, però la Regione non può intervenire da un punto di vista legislativo, la Regione in quanto tale può intervenire, la Regione come popolazione, chiedendo a chi legifera un intervento in tale senso. Noi non possiamo immaginare di abbattere qualcosa che il giorno dopo potrebbe essere autorizzata nella sua realizzazione. E io, siccome non mi nascondo dietro le questioni, se c'è qualche ambientalista, se c'è qualche ecologista, se c'è un estremista, ovviamente un po' ottuso, che non intende affrontare l'argomento con un po' di buon senso, sono disposto ovviamente ad affrontarlo l'argomento. Ripeto, non stiamo parlando di speculazioni, stiamo parlando di ampliamenti nell'ambito del 20%, così come la legge prevede, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che ci sia bisogno di buon senso, così come vi sia bisogno nel corso di quest'anno di procedere alla seconda gamba di quello che per noi è il governo del territorio, la redazione dei piani paesistici. Guardate, la nostra è una regione veramente particolare. Nel 2004, contemporaneamente, si sono determinati, tra i tanti eventi, certamente due che riguardano il governo del nostro territorio dal punto di vista, come dire,
delle realizzazioni abitative. La Regione Campania ha deciso che con una propria legge non si potesse utilizzare la legge nazionale sul condono 2003. Quindi decise la Regione Campania che la legge nazionale sul condono 2003 non si potesse utilizzare. Contemporaneamente si è fatta commissariare dal governo nazionale sulla redazione dei piani paesistici, perché da un lato ha deciso di non utilizzare il condono nazionale, la legge nazionale, dall'altro lato non è stata in grado, e quindi è stata commissariata, di andare a scrivere i propri piani paesistici. Per carità, non li ha scritti mai nessuno, la Regione Campania da questo punto di vista ha un ritardo trentennale. Ci sono un paio di PUT approvati in consiglio regionale, io e Franco eravamo consiglieri regionali all'epoca e ricordo con quanta fatica, e anche Cosimo, con quanta fatica procedemmo in tale senso. Però io trovo veramente bizzarro che un governo regionale, quello che non c'è più, in quello stesso anno contemporaneamente ha messo in atto due provvedimenti o ha deciso di non intervenire su due questioni che poi alla fine hanno contribuito, non sto dicendo che hanno determinato, ma hanno certamente contribuito a scrivere i piani paesistici in modo un po' approssimativo, perché quando vengono ovviamente commissariati atti di pianificazione è evidente che il commissariamento determina qualche approssimazione, e hanno impedito ai cittadini della Campania di poter usufruire, così come invece è accaduto per i cittadini di tutte le altre regioni, di una legge nazionale. Morale della favola: abbiamo certamente incentivato probabilmente l'abusivismo con la mancata pianificazione, intendo dire, e abbiamo determinato un ulteriore problema per tanti cittadini che non hanno potuto utilizzare, alcuni di questi hanno anche fatto la domanda, hanno anche versato gli oneri per una scelta che io giudico discutibile. Domanda: possiamo tentare, io non sto pensando a riaprire i termini del condono, io non sto pensando a creare chissà quali sconquassi, sto dicendo possiamo immaginare insieme regione, sovrintendenza, ministero, amministrazioni provinciali e amministrazioni comunali, di scrivere le regole generali e poi attraverso i tavoli di copianificazione i vincoli aggiornati, scritti meglio. Io l'ho detto in tante occasioni, innanzitutto permettetemi di ringraziare con l'architetto Gentile, che è il mio dirigente di settore, tra l'altro posto con cittadini nell'area 16, tutti i dirigenti dell'area 16 che nel corso di questi mesi hanno prodotto un notevolissimo lavoro, ma io sono convinto che la strada che noi dobbiamo intraprendere e percorrere sia quella della condivisione, non quella dei divieti, punto. La condivisione significa anche dare responsabilità alle amministrazioni locali, mettere i sindaci di fronte a delle scelte. Io ho ascoltato indirettamente la valutazione del sindaco di Avellino: se c'è la consapevolezza che è necessario modificare i perimetri di non utilizzare, io lo dicevo in questo senso, è un atto di responsabilità. Noi dobbiamo determinare questo atto di responsabilità nei confronti di tutte le amministrazioni comunali coordinate dall'amministrazione provinciale, perché è evidente che una volta fatta la legge sulle regole generali dei piani paesistici, e confermo l'impegno, entro il mese di marzo noi avremo approvato in giunta il nuovo disegno di legge sui piani paesistici, poi arriverà al Consiglio regionale, la approverà il Consiglio regionale, ci sarà ovviamente un'attività consultazione, condivisione, così come è giusto che sia. Ma poi i piani paesistici dobbiamo avere, dobbiamo determinare da parte delle amministrazioni locali la possibilità di intervenire, di prendersi delle responsabilità ovviamente all'interno delle regole
che è evidente, e qui cerco di tranquillizzare il sovrintendente che... però lo voglio tranquillizzare, scusate, questa è la legge sui piani paesistici, è una legge in materia concorrente ed è quindi una legge che noi dovremo scrivere sapendo bene che non potremo stravolgere quello che la norma nazionale attualmente prevede, altrimenti il governo ce la osserva. Ma non si può modificare nulla, non possiamo toccare nulla, non si può modificare una virgola, un centimetro, un metro. Io francamente sono di un parere diverso, penso che sia possibile tentare di intervenire, e questa è la seconda gamba del ragionamento che noi stiamo portando avanti. Poi, se una volta approvate le regole generali, la nuova legge sui piani paesistici, se attraverso gli atti amministrativi successivi, con i tavoli di pianificazione, ci saranno nuovi regimi di vincoli meglio definiti, stavo dicendo una cosa che mi avevo dimenticato, adesso noi abbiamo in Campania in realtà 12 vincoli diversi, abbiamo 12 regimi vincolistici diversi, ognuno di questi ha una cartografia con una scala diversa. Noi stiamo procedendo con i nostri mezzi, presso il nostro assessorato, insieme con le sovrintendenze, a stampare la nuova cartografia su un'unica scala, in modo tale che i vincoli che si sovrappongono sui vari territori possano essere letti allo stesso modo, perché una cosa è una scala 1 a 50.000, altra cosa è una scala 1 a 5.000, quando poi i vincoli, i confini vanno portati sulla carta. Insomma, è questo il lavoro che stiamo producendo. A me non pare poco, cioè, mi sembra che stiamo ponendo in essere un lavoro notevole che tiene conto anche delle esigenze di natura sociale. Non solo la previsione del 50% in più di nuove volumetrie per gli edifici di edilizia residenziale pubblica è un elemento che conferma questa nostra attenzione nei confronti dell'housing sociale, insomma delle fasce deboli, ma ci sono almeno altre tre specifiche questioni che confermano la nostra attenzione. Il bando sull'housing sociale, abbiamo fatto un bando nel mese di luglio, le domande sono state presentate entro il mese di ottobre, tra qualche giorno uscirà la graduatoria e incominceremo a porre in essere i primi accordi con i comuni per la realizzazione di edifici di housing sociale. La seconda, all'interno della legge vi sono altre due specifiche questioni che determinano un vantaggio per l'housing sociale: la trasformazione e l'utilizzo delle aree degradate e la possibilità di poter realizzare interventi di edilizia residenziale a patto che almeno il 30% sia destinato all'housing sociale, che mi pare una risposta notevole da questo punto di vista, e la possibilità di trasformare la destinazione d'uso di complessi turistici. Probabilmente questo non riguarda la provincia di Avellino, ma certamente riguarda in parte la provincia di Napoli, in parte la provincia di Salerno e in gran parte la provincia di Caserta. Ci sono interi complessi turistici realizzati ai fini turistici che non funzionano, che però ci sono e sono stati realizzati in maniera corretta, non sono abusivi. Noi abbiamo previsto all'interno della legge la possibilità della trasformazione di destinazione d'uso, quindi la trasformazione d'uso residenziale, a patto che almeno il 35% di quello che viene trasformato da turistico ricettivo in edilizia residenziale venga destinato ad housing sociale. A me non sembra poco, mi sembra tanto una notevole attenzione verso un problema, quello della casa, che deve riguardare contemporaneamente le esigenze di sviluppo economico e quindi le esigenze
dei costruttori, io sono in casa, non so se dell'ACE o di un industriale, ma in ogni casa sono perfetto, a maggior ragione, sono in casa dei costruttori, quindi bisogna venire incontro alle esigenze di chi ha impresa, ma contemporaneamente vogliamo venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di una casa e non può pagare una casa con i prezzi di mercato o non può affittarla con i prezzi di mercato, e quindi un intervento in tale senso. Finisco il mio intervento facendo un riferimento al volume di affari, tra virgolette, che non secondo l'assessore, non secondo l'assessorato, ma secondo il prorettore della seconda università della Campania, il professore Mustilli, che per chi lo conosce è un'autorità in campo economico-finanziario, secondo il professore Mustilli, tra housing sociale, interventi di aumenti di volumetria del 20% e interventi sulle aree degradate, il volume d'affari che il piano casa può mettere in campo è di 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro. Io non so se sia una cifra ipotetica, vi posso però dire, e lo dico in casa di chi sta mostrando un notevolissimo interesse sull'argomento, che c'è un notevolissimo interesse sull'argomento. Ce n'è talmente tanto che oggi è venuto un gruppo imprenditoriale a trovarmi da Milano, che ha letto il nostro piano casa ed è interessato a poter fare investimenti. Io ovviamente preferisco e preferirei che gli investimenti possano essere fatti dai nostri imprenditori, tenendo conto che il piano casa offre opportunità di lavoro per una tipologia di interventi che è tipica delle nostre imprese. Probabilmente la regione Campania non ha grandi imprese edili, non ha grandissime imprese edili, però ha un tessuto di piccole e medie imprese edili che è certamente idonee a utilizzare in maniera opportuna questa legge che il Consiglio regionale ha approvato dopo la proposta da parte della Giunta regionale. Io mi rendo conto di non aver ovviamente fugato i dubbi di interpretazione, però guarda, io gli ho dato un elemento di fondo. Con questa legge noi non vogliamo modificare, perché non possiamo farlo, la normativa nazionale. Non vogliamo perché non possiamo. Tutte le domande che voi ci avete posto troveranno nel corso di questi giorni una risposta. Vi ho anche svelato un piccolo segreto, che uno dei tre dirigenti di settore, che abbiamo in regione è avellinese. Io non ne ho nemmeno uno napoletano, perché no, nessuno dei quattro, due salernitani e un casertano, quindi in napoletano non c'è solo l'assessore, e sulle problematiche che sono state poste per iscritto, io vi darò risposte per iscritto, vi do risposte ufficiali utilizzando le FAQ del nostro assessorato, perché abbiamo ricominciato a utilizzare questo strumento. Guardate, noi ieri lavorativo, venerdì abbiamo fatto una giornata di lavoro dedicata agli amministratori locali, sono venute più di 500 persone, ovviamente moltissime interessate in maniera generale, molte interessate in generale alla legge, molte interessate alle questioni particolari. Abbiamo distribuito questo stampato che vuole venire incontro ad alcune delle questioni poste, altre troveranno risposta nelle linee guida e nell'attuazione del regolamento di certificazione, altre ancora troveranno risposte nelle FAQ, nelle risposte che verranno date. A una cosa non ci sarà risposta: a chi immagina di poter utilizzare in modo, tra virgolette, strumentale una legge regionale per modificare le leggi dello Stato. Per questo la risposta già ve la posso dire, è no,
perché noi non possiamo determinare eventuali conflitti di competenza che addirittura un giudice potrebbe sollevare di fronte alla Corte Costituzionale. Perché se ci fosse un sindaco che decidesse di interpretare, padrone di fatto per carità, però noi le risposte le diamo, che decidesse di interpretare qualche norma per aggirare la legislazione nazionale e poi interviene un giudice che solleva il conflitto, noi lo diciamo dall'inizio, le norme nazionali non possono e non vogliono essere modificate dalla legge che abbiamo approvato. Tra l'altro, io non so se questo è un lavoro che altri vi hanno già portato, noi abbiamo tentato di fare un testo coordinato tra la legge 19, la legge 19 e la legge 1, in modo tale che vi sia una lettura più semplice, ovviamente, rispetto ovviamente, alla problematicità determinata dagli emendamenti che da una parte e dall'altra intervengono. So di non aver soddisfatto tutti, però io spero di aver esplicitato, e penso di averlo fatto in maniera chiara, quello che è lo spirito del lavoro al quale stiamo proponendo tante cose: semplificazione, delegificazione, pianificazione, governo del territorio, e ovviamente al governo del territorio ci arriviamo solo se riusciremo a fare le prime. Grazie all'onorevole Sant'Antonio che ha detto che iniziamo adesso.